Io mi ritengo assolutamente fortunata di aver incontrato due persone con un'apertura mentale incredibile. Martina ha 36 anni, una bambina di 2 anni e una in arrivo. Il 16 febbraio partorirà Mila. Trovare lavoro in una situazione come la mia è praticamente impossibile. E invece da oggi no. 2 mesi fa è stata chiamata per un colloquio di lavoro, poi l'assunzione al 9° mese di gravidanza, un fatto che è diventato un caso nazionale. La situazione è straordinaria già di per sé, perché due imprenditori hanno deciso di assumere una ragazza di 36 anni, quindi non una stagista, e anche c'è un'età per cui non puoi fare un contratto di lavoro di quelli finti, diciamo, che si usa adesso fare, ma un contratto serio, cioè un contratto a tempo indeterminato con un certo tipo di livello. Ma cosa succederà dopo la nascita di sua figlia? Loro mi hanno fatto firmare un contratto, perché così è un impegno che ci siamo dati reciprocamente, e io da maggio, una volta terminata la maternità legalmente, io inizierò a tutti gli effetti.